Speciale processo a Marco Cappato, imputato del reato ex articolo 580 del codice penale per aver rafforzato il proposito suicidiario di Antoniani Fabiano, detto DJ Fabbo, affetto da tetraplegia e cecità, a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno del 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas a Plaquefoin in Svizzera. Antoniani con la Dignitas e i suoi familiari forniva praticamente attraverso il Cappato materiale informativo, inoltre per aver agevolato il suicidio dell'Antoniani trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017, dove, come sappiamo, il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017. Marco Cappato il 28 febbraio si presentava spontaneamente presso i carabinieri di Milano, rappresentando che nei giorni precedenti si era recato in Svizzera per accompagnare l'Antoniani e veniva automaticamente iscritto nel registro degli indagati. Il 2 maggio 2017 la procura presso il Tribunale di Milano presentava richiesta di archiviazione per interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 580 del codice penale, tale da ritenere la condotta penalmente irrilevante. Il GIP Gargiulo il 6 luglio del 2017 fissava udienza ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale e i pubblici ministeri chiedevano di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale. Il 10 luglio 2017 il dottor Gargiulo imponeva alla procura di formulare l'imputazione nei confronti del Cappato per la fattispecie di aiuto al suicidio. Il 5 settembre 2017 Marco Cappato chiedeva di essere giudicato con rito immediato e il 18 settembre veniva emesso dal Tribunale di Milano il decreto che dispone il giudizio immediato con data di inizio fissata per l'8 novembre 2017 davanti alla prima sezione della Corte d'Assise presidente Ilio Mannucci Pacini. All'udienza dell'8 novembre la Corte d'Assise ammetteva le prove chieste dalle parti, tra le quali anche il video integrale delle riprese della trasmissione televisiva Le Iene con l'ultima intervista ad Antoniani. Il 4 e il 13 dicembre venivano sentiti tutti i testi, tra cui Giulio Golia delle Iene e la fidanzata e la mamma di Antoniani. Il 17 gennaio 2018 la pubblica accusa chiedeva l'assoluzione dell'imputato o in subordine sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale. Ma prima di continuare abbiamo con noi Manuela Leuzzi che ci introdurrà alla parte successiva e la parte nella quale poi siamo arrivati e siamo giunti con questo nostro speciale, vero Manu? Sì, ciao Milena e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi una puntata alquanto interessante che, come dicevi tu, proprio il 14 febbraio del 2018 vede un'importante decisione da parte della Corte d'Assise di Milano che con ordinanza decide di trasmettere gli atti relativi appunto alla posizione di Marco Cappato e quindi all'imputazione contestata allo stesso Cappato, trasmissione degli atti alla Consulta. Quindi viene sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, che appunto punisce chi aiuta o istiga al suicidio, legittimità costituzionale della stessa norma in relazione agli articoli 3, 13, secondo comma e 25 della Costituzione, che individuano proprio la ragionevolezza della sanzione penale in
funzione proprio del principio di offensività della condotta che deve essere accertata, e ponendo la stessa norma in correlazione con gli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, norme che tutelano la libertà riconosciuta all'individuo di decidere quando e come morire. Ascoltiamo quindi ora l'intervista che è stata realizzata proprio all'avvocato Francesco Di Paola, il quale difende Marco Cappato nel processo unitamente all'avvocato Rossi. Linea quindi alla regia. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Siamo in linea con l'avvocato Francesco Di Paola del Foro di Lago Negro, difensore di Marco Cappato unitamente all'avvocato Rossi. E buonasera Francesco. Ciao Manuela, buonasera. Allora Francesco, tu sei difensore di Marco Cappato, che è imputato dell'articolo 580 del codice penale per avere rafforzato questo proposito suicidiario di Antoniani Fabiano, detto DJ Fabo, affetto da tetraplegia e cecità a seguito di un incidente stradale. Quindi in pratica il Cappato avrebbe prospettato insomma questa possibilità di ottenere assistenza al suicidio al Fabo, sempre in Svizzera, e quindi il luogo dove si è verificato poi questo suicidio. La Corte d'Assise di Milano ha con ordinanza deciso di recente di trasmettere gli atti alla Consulta per la valutazione sulla legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio, una richiesta, Francesco, che tra l'altro avete avanzato anche voi difensori. Quali sono le problematiche che sono sottese all'interpretazione e quindi alla legittimità e alla corretta applicazione di questa norma? Sì, allora una breve, solo una cosa volevo dirti prima, cioè sì. Il fatto che Marco Cappato, tu hai giustamente detto che lui era imputato di istigazione della parte relativa del rafforzamento e di aiuto al suicidio. La Corte d'Assise di Milano ha ritenuto di escludere la responsabilità di Cappato nella parte relativa al rafforzamento della volontà di Fabiano Antoniani, perché ha ritenuto che dal vaglio dibattimentale sia emerso in maniera chiara che la volontà di Fabiano a compiere questo gesto, cioè quello di andare in Svizzera per porre fine alla sua vita, era ormai completamente determinata, e che Cappato ha avuto i contatti con la famiglia di Fabiano e con Fabiano in epoca immediatamente successiva alla sua completa decisione. C'è stato un dato in particolare che è emerso, non solo perché detto dalla Valeria, la fidanzata di Fabiano, e dalla mamma di Fabiano, ma soprattutto c'era un dato documentale nella base di ciò, ossia c'era un documento che il dottor Venerone, il medico di famiglia, aveva redatto, che è stato prodotto ovviamente alla Corte, certificato medico con il quale si evidenziava la assoluta capacità di intendere e di volere di Fabiano, e si specificava che quel certificato era stato rilasciato per consentire poi a Fabiano di poter andare in Svizzera. Infatti si faceva cenno ad una decisione già presa per il fine vita, ed era datato 31 maggio. Cappato poi ha avuto i primi contatti da settembre-ottobre, quindi in un'epoca già ben determinata, era già iniziato l'iter. E nulla in più aveva fatto Cappato in ordine al rafforzamento, perché gli era specificatamente contestato il rafforzamento, anzi ha anche evidenziato la Corte nella sua ordinanza, lì dove esclude la responsabilità di Marco Cappato in ordine al rafforzamento della volontà di Fabiano, più volte ha detto che Cappato ha anche all'ultimo istante, cioè un attimo prima che Fabiano premesse con la bocca il tasto che l'ha portato al decesso, Cappato aveva invece detto: guarda Fabiano, se tu vuoi noi ritorniamo in qualunque momento in Italia. Quindi questa è la Corte poi relativamente alla parte sull'agevolazione invece ha ritenuto di aderire ad un orientamento maggioritario, cioè quello della Cassazione, diversamente dalla prospettazione che era stata fatta dalla Procura sia in sede di
richiesta di archiviazione, sia in sede di discussione, cioè interpretazione restrittiva della condotta materiale di Cappato, ritenendo che solo chi era che l'aiuto materiale si doveva sostanzialmente concretizzare solo nel momento più prossimo all'evento poi suicida di chi decide di porre fine alla propria vita, e quindi dicendo che c'era stata un'interruzione di nesso di causalità ed un'esclusione della rilevanza penale per quel comportamento, la Corte invece ha ritenuto di aderire a quella che è la giurisprudenza della Cassazione, ritenendo invece che, ed è per questo il motivo per cui ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, che vanno ritenuti nel complesso tutti i comportamenti, ed ha sollevato la questione di costituzionalità su due aspetti sostanzialmente. Uno è quello relativo al fatto che ha dato valore, anche facendo riferimento alle decisioni sovranazionali, facendo un excursus di quelle che sono state l'evoluzione del pensiero della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di fine vita, partendo dal caso Preti contro il Regno Unito per arrivare al caso Grosso contro Svizzera, lì dove sostanzialmente non si è riconosciuto il diritto al suicidio, ma si è riconosciuto in capo al soggetto la possibilità di decidere come e quando porre fine alla propria vita, e quindi riportandola al concetto di autodeterminazione, al principio di autodeterminazione che è proprio del nostro ordinamento. L'altro profilo di dubbio che la Corte d'Assise ha sollevato è relativo appunto al fatto che sia l'istigazione che l'agevolazione, benché abbiano due disvalori completamente diversi, uno incide sulla volontà del soggetto, l'altro sulla materialità invece poi dell'azione che si va a compiere, hanno lo stesso profilo sanzionatorio, con una pena che va da 5 a 12 anni, e quindi anche ai fini della rieducazione della pena e quindi della sproporzione della pena, la Corte ha ritenuto di voler sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. Quindi, Francesco, quindi sono questi sì gli elementi insomma cardine di questa pronuncia, cioè le motivazioni sottese all'ordinanza. E quindi, Francesco, quello che, se ho capito bene, proprio dall'istruttoria dibattimentale è emersa quindi l'autonomia e la volontarietà di DJ Fabbo di porre fine alle sue sofferenze dopo insomma i vari consulti che si sono susseguiti con i medici. Quindi questo dato, Francesco, secondo te quanto è rilevante, soprattutto alla luce di questa ordinanza? Allora, innanzitutto è molto rilevante per noi, per Marco Cappato e per la difesa appunto di Cappato e per la battaglia di Fabiano Antoniani. Durante alla fine delle requisitorie dell'accusa e delle nostre discussioni, Cappato ha voluto fare delle spontanee dichiarazioni, resosi conto del fatto che la procura aveva fatto una richiesta relativamente ad un'irrilevanza del suo comportamento. Lui ha tenuto a precisare in maniera chiara che non aveva in nessun modo voluto incidere sulla volontà di Fabiano, assolutamente, io non ho mai compiuto un'azione di questo tipo, viceversa invece l'agevolazione sì, in quel caso ha detto io ho aiutato Fabiano e per questi motivi, se dovessi essere assolto per la rilevanza del fatto, io spero di essere condannato, proprio perché a questo punto sarebbe andata in fumo la battaglia non di Marco Cappato, ma di perché lui non tiene ovviamente a se stesso, ma al di Fabiano Antoniani. Certo, la Corte d'Assise adesso ha ritenuto di sollevare le questioni in ordine alla materialità dell'azione compiuta, ripeto, escludendo in tutti i modi l'istigazione nella parte del rafforzamento. Ecco, Francesco, si richiama più volte ovviamente la norma cardine, quella dell'articolo 580 del Codice Penale, anche facendo riferimento e correlandolo alle numerose pronunce della CEDU che tu hai poc'anzi citato. Qual è il bene tutelato proprio dall'articolo, il bene giuridico tutelato dall'articolo 580? La vita. Il bene vita tutelato dall'articolo 580, così come l'omicidio, così come l'omicidio del consenziente,
C'è però da fare una considerazione: l'articolo 580 era stato introdotto nell'epoca col codice Rocco, nell'epoca fascista, e quindi in vigenza di quelli che erano i valori e i principi dell'epoca. Considera che l'aiuto, e quindi la vita, era vista non come qualcosa che potesse appartenere al singolo, ma piuttosto come qualcosa che apparteneva allo Stato. Considera che nel suicidio veniva azione, sì. Assolutamente, rispetto a quella che è stata l'evoluzione che noi abbiamo avuto, che abbiamo oggi, e che poi soprattutto è nata con la nostra Costituzione del 48. Considera che il suicidio veniva allora visto come il gesto di chi toglieva forza lavoro allo Stato, quindi non c'era assolutamente una concezione di tipo personalistico, ma più che altro una concezione di tipo solidaristico. Adesso invece, con l'entrata in vigore della Costituzione, con l'evoluzione anche dei principi propri della Costituzione del 48, ma la lettura degli stessi nell'epoca in cui viviamo, è chiaro che bisogna bilanciare un pochettino gli interessi che la stessa Costituzione ha posto in essere. Innanzitutto il diritto della persona, l'inviolabilità della persona, e nel caso di specie anche l'autodeterminazione. È un po' su questi elementi, diciamo, che adesso c'è l'evoluzione, ed è anche soprattutto questa la battaglia di Marco Cappato nello specifico, cioè far dare all'aiuto al suicidio una lettura che non risenta solo ed esclusivamente dei principi che avevano portato il legislatore a adottare quel tipo di norma, ma soprattutto che questa norma venga letta adesso nell'ambito di quelli che sono i riconosciuti principi della Carta Costituzionale, e poi delle Corte, diciamo della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, ma così come interpretati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Un'altra importante legge, Francesco, è la 219 del 17, che riconosce proprio il diritto a morire rifiutando trattamenti sanitari. Questa normativa quindi tutela la libera scelta dell'individuo. E questo, Francesco, secondo te è il caso in cui proprio questa legge può trovare spazio? E diciamo che questa è stata la legge, è stata anche richiamata nell'ordinanza di rimessa della Corte d'Assise, ma proprio per dar corpo proprio al principio di autodeterminazione. Cioè, ma è stata anche un po' la nostra discussione. Nessuno di noi ha chiesto che fosse sacramentato un diritto al suicidio, ma che ci fosse soprattutto il diritto all'autodeterminazione, al riconoscimento della persona. Era la persona che doveva decidere se quel tipo di stato in cui si vive è o meno dignitoso, indipendentemente se poi lo consideri dignitoso o meno. È la persona che deve decidere se c'è o meno una dignità in quel tipo di situazione che si vive, non lasciare che altri decidano per noi che cosa sia dignitoso o meno. Io per esempio posso considerare anche dignitosa la situazione in cui viveva Fabiano, ma Fabiano non la considerava dignitosa per se stesso. Un'altra persona potrebbe invece considerare dignitoso vivere, se dovesse capitare a se stessa, la situazione di Fabiano, però è sempre una scelta della persona, non sono gli altri che vanno a decidere cosa è dignitoso per una terza persona. E questa è la legge a cui tu facevi cenno prima, diciamo, ha messo finalmente un provvedimento legislativo dei principi che riguardavano appunto l'autodeterminazione propri della nostra Costituzione, certo, oltre a quelli richiamati anche dalle carte sovranazionali Oviedo, che prima erano riconosciuti solo in via giurisprudenziale. Mi spiego meglio: nel caso per esempio di Walter Piludu, nel caso di appunto di Olivano Englaro, di Pier Giorgio Verdi, quello che adesso è scritto nella legge che ha riconosciuto la libertà di decidere, prima non era scritto in un provvedimento normativo, prima era solo previsto come principi a cui il giudice si rifaceva per adottare un provvedimento giurisprudenziale. Ora invece no, ora tutti quei principi, ripeto, che prima bisognava ricercare per poter consentire ad un soggetto di decidere sul proprio fine vita, dovevano essere trovati e richiamati ed essere sottoposti anche alla sensibilità del magistrato, che poteva in altri casi ritenere che quei principi non dovessero essere riconosciuti. Adesso invece la legge li ha finalmente riconosciuti, sacramentati in un provvedimento legislativo.
Francesco, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti faccio in bocca al lupo per il proseguo del processo e ti auguro buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te. Grazie, ciao Francesco. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Sì, Milena, abbiamo ascoltato il collega Di Paola, il quale in maniera alquanto chiara ha illustrato le problematiche che sono quindi sottese anche alla corretta interpretazione proprio dell'articolo 580. Ed è importante, a mio avviso, Milena, proprio questa differenziazione che il collega Di Paola pone come premessa per un approccio ovviamente migliore per quanto riguarda l'imputazione, quindi l'accusa che viene mossa al cappato. Cioè, dobbiamo precisare che il cappato viene assolto dall'addebito di avere rafforzato il proposito suicidiario di J. Fabo, mentre quello sul quale in pratica si discute è proprio la condotta di agevolazione, che resta l'agevolazione, diciamo l'aiuto, Manuela, perché in realtà sì, l'incitamento non c'è stato, in quanto dalle prove emerge in maniera piuttosto chiara che effettivamente era determinato l'Antoniani a, sì, era una brava, era una determinazione che l'Antoniani aveva a monte, quindi la condotta di agevolazione dell'esecuzione proprio del suicidio che non incide, questo è rilevante, certo, sul processo proprio deliberativo di DJ Fabo. Quindi non è giustamente corretto applicare una stessa sanzione per delle condotte che alla fine richiedono una differenza. Quindi Manu, però quello che mi ha colpito di più, che immagino può colpire anche i nostri radioascoltatori, è il fatto che tra poco sentiremo anche la collega Filomena Gallo, che peraltro il segretario nazionale dell'associazione Luca Coscioni, entrambi, sia l'avvocato Di Paola che tu hai intervistato, sia la collega Gallo che ho intervistato io, insistono sul fatto che la nostra carta costituzionale è di molto posteriore al codice penale e a questo stesso articolo famigerato, ovvero il 580. E parlare di una questione di legittimità costituzionale non è pura ricerca politica, no? Come in pratica tanti vogliono far passare, anche se sicuramente l'intervista che stiamo per ascoltare alla collega Gallo punta molto il dito sulla parte politica. Io direi, se tu sei d'accordo, di mandare l'intervista a Filomena Gallo. Sì, ascoltiamo Filomena Gallo. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Siamo con la collega Filomena Gallo. Filomena Gallo è segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà e ricerca scientifica, che è il soggetto costituente in pratica del Partito Radicale, nonché candidata al Senato per Più Europa con Emma Bonino. Filomena sta seguendo da tempo anche il processo a Marco Cappato e ieri, giorno di San Valentino, anche 14 febbraio, un'ordinanza che potremmo certo definire rivoluzionaria. Filomena, che cosa è accaduto in questi mesi? Allora, intanto grazie per l'invito e questa intervista che mi state facendo. Beh, in questi mesi è accaduto tanto, ma dobbiamo dire in questi anni, perché
parlare di fine vita non si riduce agli ultimi mesi, ma si riduce ad anni invece di attese da parte dei malati che vorrebbero poter scegliere liberamente sulla propria vita, esercitare quel diritto, quella libertà che è prevista dalla Carta Costituzionale nel momento in cui si parla di inviolabilità dei diritti. Libertà personale, diritto all'autodeterminazione. Ricordiamo poi che la Carta Costituzionale è del 1948, mentre invece il nostro codice penale, cosiddetto codice Rocco, è del 1930. Quindi questo famoso articolo 580 che ha portato Marco Cappato come imputato lì alla Corte a Milano, in realtà è un articolo che probabilmente prevede anche un profilo di incostituzionalità. Tu come la vedi la questione? Ma la decisione di ieri, questa ordinanza è una ordinanza veramente di portata storica, è la prima volta che un tribunale invia alla Corte Costituzionale questioni che riguardano il fine vita in Italia. Nell'ordinanza è stato ben sottolineato ogni passaggio, come quello anche che riguarda il fatto che questo divieto risale agli anni 30, l'epoca fascista, non era ancora in vigore la Carta Costituzionale che è entrata in vigore nel 1948, che prevede che la persona è al centro delle tutele e non lo Stato. Ricordiamo anche che la Costituzione ha un principio cardine, che è quello personalistico, che pone l'uomo e non lo Stato al centro della vita sociale e afferma l'inviolabilità dei suoi diritti come valore preminente. È riconosciuto dall'articolo 13 della Carta Costituzionale questo diritto primario e il potere di poter disporre della propria vita. In quest'ordinanza noi vediamo che i giudici hanno fatto un passaggio anche in riferimento a quelle che sono state le decisioni in materia di fine vita, dal caso Welby al caso di Eluana Englaro. Certo. In particolare sulla sentenza Welby, nell'ordinanza ci si sofferma nella chiarezza stabilita nella sentenza del diritto che è in capo alla persona a prescindere da una normativa secondaria di specifico riconoscimento. E poi nella parte invece... Filomena, perdonami se ti interrompo, tu hai parlato per Marco Cappato di un atto di disobbedienza civile. In realtà tu cosa intendi per disobbedienza civile? Beh, Marco Cappato ha aiutato Fabiano. Allora andiamo alla radice. Fabiano ha scelto di agire alla luce del sole, intendeva accedere al suicidio assistito, ma nelle sue condizioni materialmente non poteva raggiungere la Svizzera. Fabiano, per quei pochissimi che non lo sanno, DJ Fabbo Fabiano, sì. Antoniani, che nonostante tutto un travaglio, addirittura un innesto di cellule staminali fatto diversi anni fa, comunque ha visto la sua vita ridursi a poco più di un vegetale, insomma non aveva. Ma Fabiano era un ragazzo pieno di vitalità, con una vita a cui era molto legato. Amava la sua vita. A causa di un incidente, mentre guidava, gli è caduto il cellulare nella macchina, si è chinato a prenderlo e ha avuto un incidente che l'ha reso tetraplegico e cieco, quindi completamente immobile e non vedente. Lui ha tentato tutte le cure possibili, sia riabilitative sia cure tra virgolette non riconosciute dalla scienza, come non validate a livello di comunità scientifica internazionale.
è andato fino in India, le ha provate tutte, sì. Nel tempo però si è convinto di non volere vivere in quella condizione e ha scelto di accedere al suicidio assistito. Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli hanno dichiarato di voler aiutare persone che avevano bisogno di aiuto per raggiungere la Svizzera, attuando una disobbedienza civile, ben sapendo che l'aiuto al suicidio costituisce reato. Noi dobbiamo anche ricordare che da Pier Giorgio Welby fino a DJ Fabo sono state tante le richieste di malati che chiedevano normative che affermassero i loro diritti. E ricordiamo la battaglia di Beppino Englaro nei tribunali per affermare la volontà di Eluana. 17 anni praticamente. E nessun genitore vorrebbe fare una battaglia del genere e vedere la propria figlia in quelle condizioni e poi morire. Allora, Marco Cappato ha aiutato Fabiano a raggiungere la Svizzera, è ritornato e si è andato ad autodenunciare presso i carabinieri ed è iniziato un procedimento che l'ha visto imputato per il reato di aiuto al suicidio 580 del codice penale, ma con un'imputazione coatta che ha previsto anche il rafforzamento della volontà di Fabiano. Quello che ha colpito tanti di noi è che a un certo punto addirittura era stata chiesta l'assoluzione perché il fatto non costituiva reato da parte della pubblico ministero. Eppure Marco Cappato dichiara no, non voglio assoluzione, non voglio, voglio che il tribunale si pronunci in merito. Quindi questo atto, che diciamolo Filomena, è un vero e proprio atto politico, secondo te, considerando anche l'ordinanza di ieri, ha raggiunto un primo obiettivo? Io non dico che abbia raggiunto l'obiettivo, perché l'obiettivo vero immagino sia quello di una legislazione che tenga conto anche, no, di questi casi. Secondo te ha raggiunto un primo obiettivo? Ma sicuramente sì, questa ordinanza è di portata storica. Assolvere Cappato significava creare un precedente che potrebbe diventare incontrollabile nel momento in cui non c'è una legge di dettaglio. Assolvere Cappato significava creare quel precedente che non avrebbe determinato un controllo su ciò che realmente succede nel momento in cui c'è una persona che decide di accedere al suicidio assistito. In un anno sono circa 500 le persone che si sono rivolte a Marco Cappato per avere informazioni per andare all'estero, e ci sono state persone che in un anno 500, quindi comunque un numero ci sono state persone che, avendo delle informazioni precise ma anche delle indicazioni per un supporto, c'è stato chi ci ha ripensato, c'è stato chi ha avuto la luce verde ma ha deciso di attendere. Parlare di fine vita è una questione delicata, sì, fa pensare a momenti di forte dolore, ma determina anche un'accurata attenzione su questioni che sono diverse l'una dall'altro. E allora la decisione di ieri è una decisione importante, perché da un lato è precisato che la condotta di Marco non ha inciso sul processo deliberativo di Fabo in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita, quindi non c'è stato né istigazione né rafforzamento della volontà. Certo, rafforzamento, induzione a, lui era già determinato, aveva già deciso, e peraltro anche con, immagino, ma è stato grazie a tutto classe istruttoria che si è potuto arrivare ad un chiarimento in merito, dove è stato dimostrato che lui aveva già ben deciso, aveva anche posticipato questa decisione aspettando il compleanno della suocera, aspettando il suo compleanno, appunto per fare in modo che le persone attorno a sé, la fidanzata, la mamma, iniziassero anche a prendere in considerazione l'idea di una sua
di partita. Nell'ordinanza però di certo si legge chiaro che la condotta di Cappato nell'aiuto fornito a Fabo è stata rilevante. È stata rilevante ai sensi del 580 che come del codice penale. E il giudice ha ravvisato il dubbio di legittimità costituzionale e quindi ha inteso rimettere gli atti alla Corte, non solo in base alla giurisprudenza nazionale che noi abbiamo, ma anche con riguardo alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, dove non possiamo non ricordare il caso Pretti contro il Regno Unito e successivamente il caso Haas contro Svizzera e il caso Grosso sempre contro la Svizzera. Nell'ordinanza, tra l'altro, è stato fatto anche un percorso di confronto con la legge 219 dello scorso dicembre che riguarda il testamento biologico. Che poi precisando che il testamento biologico, ma in realtà sappiamo, in realtà è soltanto sulle DAT, no? Disposizioni attuative di trattamento, quindi disposizioni anticipate di trattamento, che non è propriamente testamento biologico, anche se ormai è conosciuta con questa dizione dai cittadini, sì, che è una legge che consente di esercitare il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari e l'applicazione di norme che già ci sono nel nostro ordinamento, come la norma che prevede la sedazione palliativa e la sedazione profonda. Ma la differenza che il giudice ha voluto precisare all'interno di questa ordinanza è che quel malato che per legge vede un obbligo del medico che non deve perpetrare cure che non producono beneficio, che può rifiutare l'alimentazione e l'idratazione artificiale, può avere la cura palliativa e la sedazione profonda, quel malato però non può chiedere al medico un farmaco letale perché è vietato dal nostro ordinamento, altrimenti il medico potrebbe incorrere nei divieti stabiliti dal codice penale. Certo. E allora c'è stata intanto una grossa differenza tra due situazioni di fine vita intesa in modo diverso. E questo è importantissimo, questo passaggio che hanno voluto fare in Corte d'Assise. E poi la Corte d'Assise, sono 16 pagine di ordinanza che credo che avete avuto modo anche di leggere. L'abbiamo scaricato in PDF e sono davvero... Ci sono almeno 4-5 passaggi davvero rivoluzionari, davvero importanti. Che faranno precedente anche solo in questa fase come ordinanza. E, tra l'altro, il magistrato, la Corte che cosa fa? Va a sottolineare come il 580 preveda analoga pena per situazioni diverse che hanno un disvalore completamente diverso. Quindi il 580 è stato aggredito su tutti i fronti. Ora la Corte ha un compito non facile perché noi, stavo dicendo all'inizio, vediamo che il nostro paese è da 32 anni che aspetta norme sul fine vita. E nel 2013 abbiamo depositato come associazione Luca Coscioni, insieme a Radicali Italiani ed altre associazioni, una proposta di iniziativa popolare con circa 67.000 firme che prevede la legalizzazione. Ho firmato anche io, quindi tra queste 67.000 firme c'è anche la mia, quindi su questo so perfettamente. Quella proposta di legge affronta proprio queste tematiche e se dal 2013 ad oggi non è mai stata discussa, facciamo un distinguo, però ha dato l'avvio a una divisione di tematiche che ha portato all'approvazione della legge sul testamento biologico, che abbiamo appena chiarito che è la legge sulle DAT, quella legge non è mai stata discussa e in base a quello che ci dice la Costituzione ha validità per due legislature e nel prossimo Parlamento noi chiederemo che sia discussa. E allora
da un lato la tradizione radicale che va avanti con la disobbedienza civile, ricordiamoci le disobbedienze civili all'epoca dell'aborto, i radicali insomma arrestati per affermare dei diritti che poi hanno visto la nascita della legge 194. E quindi una tradizione anche di metodo che va avanti per mettere l'attenzione su quelle che sono problematiche in materia di libertà e diritti che nel nostro ordinamento non vengono riconosciute e affermate. In questo caso Cappato rischia da 5 a 12 anni di carcere. È stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale potrebbe tener conto del fatto che il Parlamento è rimasto completamente immobile nel parlare di eutanasia e aiuto al suicidio. Purtroppo non è la prima volta che succede questo. È già accaduto in passato e probabilmente, noi speriamo di no sinceramente, ma probabilmente continuerà ad accadere. Vediamo che la giurisprudenza fa il lavoro che dovrebbe fare il legislatore. Sì, purtroppo sembra quasi che è un'abitudine nel nostro paese, è la giurisprudenza che va avanti per la tutela dei diritti dei cittadini con un legislatore che arriva sempre tardi, legifera a metà o legifera male e deve ritornare in campo la giurisprudenza, anzi l'intervento della Corte Costituzionale e tra l'altro oggi abbiamo tenuto una conferenza stampa alla Camera anche per rilanciare le nostre battaglie. Io ho voluto sottolineare quanto le persone hanno un ruolo rilevante in queste battaglie. Ricordiamoci la legge 40 che è stata modificata solo grazie alle coppie che per difendersi dall'applicazione di una cattiva legge si rivolgevano nei tribunali e io e i miei colleghi che abbiamo seguito queste coppie siamo riusciti ad ottenere sulla fecondazione assistita. Siamo riusciti a ottenere pronunce di incostituzionalità, la legge è stata cambiata fuori dal Parlamento, non dentro il Parlamento. E allora, questioni che riguardano le libertà, che vengono etichettati come temi eticamente sensibili, ma riguardano la libertà di ognuno di noi. Durante il processo a Marco Cappato, nella fase istruttoria, quando Valeria, Carmen, il medico, oppure il giornalista che l'aveva intervistato, facevano vivere la vita di Fabiano, la sofferenza, le speranze, le delusioni, non c'è stato un italiano che per un attimo, io immagino che sia stato così, non si sia fermato a pensare quell'incidente potrebbe accadere anche a me, gli eventi infausti capitano a tutti. Non vorrei trovarmi in quella situazione. Assolutamente sì, assolutamente. E allora appartiene a un paese democratico prevedere delle norme che affermino delle libertà, dei diritti, che poi se ci sono non è detto che tutti devono esercitarli. Se io non sono d'accordo con l'eutanasia e il suicidio assistito, nessuno me lo imporrà, però se c'è una legge. È quello che spesso diciamo ci siamo detti anche riguardo alla legge sui diritti civili, cioè è detto che due persone anche omosessuali si possano scegliere non è detto, io posso anche scegliere di non farlo o meno, insomma se ho una condizione, però non poterlo fare, non poter scegliere è sicuramente antidemocratico. Su questo è antidemocratico, però è menzionato una legge che è arrivata anche in questo caso con l'attivazione delle giurisdizioni, Corte Costituzionale, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e c'è stata poi una legge sulle unioni civili che prevede delle famiglie a metà, in quanto esclude la parte che riguarda i bambini. Bambini che già nascono e crescono in famiglie
già costituite, che a tutti gli effetti non sono figli. Questo ogni volta, che hanno minori tutele rispetto ad altri bambini. Ogni volta ce lo ricordiamo, ma per adesso la situazione è questa. Spesso le leggi, tu mi insegni, no, sono frutti di compromessi. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Manuela, i nostri ospiti di questo speciale sono stati straordinari. In realtà abbiamo avuto una panoramica immensa su quelli che sono il diritto di fine vita, oppure semplicemente le lotte per i diritti civili. Questo processo accappato credo che sia davvero una parentesi che rimarrà nella storia. Io sono molto contenta che tu abbia collaborato a questo speciale. La sensazione che hai avuto? No, sono contenta perché trionfa finalmente il principio di autodeterminazione, cioè la libertà di poter decidere quando e come morire, cosa fare della propria vita. Quindi questo deve essere anche vista come una grande vittoria per i legali, insomma, di Cappato, e anche per noi avvocati. Credo che sia come linea difensiva quello che, insomma, chiunque di noi avrebbe fatto, insomma, al loro posto, e credo che in questo modo venga fatta giustizia anche nei confronti di DJ Fabo soprattutto. Noi abbiamo raccolto queste due interviste proprio nell'immediatezza, il giorno dopo, quindi il giorno dopo il fatidico 14 febbraio. Speriamo di essere stati utili in qualche maniera anche ai nostri ascoltatori, e sicuramente li terremo anche aggiornati per il prosieguo anche di questa, della questione di illegittimità costituzionale, che chissà. Ti sento purtroppo disturbata, Manu. Io inizio ora sì, ora sì. Ecco, perfetto. Io inizierei comunque a salutare chi pazientemente ci ha ascoltato finora. Sì. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, salutiamo il nostro regista del Perio dei Negri di San Pietro, che pazientemente tanta pazienza, è vero. ci ha coadiuvato, grazie a te. Ai nostri colleghi Francesco Di Paola e Filomena Gallo per la disponibilità e per la chiarezza in merito ad una questione così delicata. Assolutamente sì, e grazie a te, Manuela. Noi salutiamo tutti e lasciamo a tutti una buona serata. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di YouSlaw Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlaw Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.